Troppi ritardi nelle manutenzioni delle strade e le transenne segnalate dal gruppo consigliare di Forza Italia sono quelle all'incrocio tra Viale Marconi e Via Filippo Masci. Sotto accusa l'assessorato alla manutenzione guidato dal leghista Adelchi Sulpizio. Lei ha tenuto a ribadire la compattezza del gruppo di Forza Italia. Che cosa si potrebbe leggere tra le righe in vista di quella che è la prossima e futura campagna elettorale? Ma diciamo ho rimarcato la compattezza perché di fatto è così. Noi siamo un gruppo veramente, credo che in maggioranza, come ce ne sono anche altri a dire la verità, non voglio fare distinguo antipatici, però il nostro si è sempre distinto per le proposte, soprattutto per i suggerimenti che abbiamo dato al nostro sindaco, che abbiamo dato anche ai vari componenti della giunta, l'ultimo dei quali è quello di cui stiamo parlando, ma è la settimana scorsa. Siamo intervenuti per quanto riguarda la richiesta di sospensione dei lavori di straordinaria manutenzione sia sulla Riviera Nord che sulla Riviera Sud in un periodo in cui siamo in piena estate, quindi abbiamo anche rimarcato e apprezzato l'atteggiamento dell'assessore Luigi Albore Masci, il quale si è dichiarato assolutamente disponibile a sospenderli e riprenderli dopo la chiusura dell'estate. Insomma, è lecito chiedersi se le buche delle strade dividano il centrodestra da un punto di vista meramente amministrativo o se c'è dell'altro e dunque se non basterà mettere qualche toppa sull'asfalto, rimediata verrebbe da dire, in vista di un pericolo che mette insieme le parti nel sentimento del più classico malcomune mezzo gaudio. Le Marconi in questo momento è ancora di competenza dei lavori pubblici, quindi è un'arteria che rimane ancora nella competenza anche dell'assessore, in questo caso di Forza Italia, di Luigi Albore Masci, quindi ancora entra nel settore delle manutenzioni, però ciò non ci esime di verificare delle soluzioni, ma ripeto che non sta nel mio settore in questo contesto provvedere. La campagna elettorale sotto l'ombrellone è naturale che ci sia, ormai lo sappiamo, sono da anni che quando si arriva sotto l'ombrellone questo periodo già abbiamo i primi elementi in campagna elettorale, è una cosa normale che c'è sempre stata, che ci sarà sempre, quindi sotto l'ombrellone inizia la campagna elettorale, però diciamo è anche bella così perché rientra anche a quella giusta dialettica politica che c'è sempre stata e sempre ci sarà.